Amici telespettatori, buongiorno e ben trovati con la consueta rassegna stampa. Oggi è mercoledì 2 di dicembre 2020, vediamo subito la nostra rassegna stampa del giorno. Partiamo con la manifestazione di ieri della Gazzetta del Sud, dei sindaci di merito, riportata appunto dalla Gazzetta del Sud. Una questione che affrontiamo in apertura perché c'è da dire molto. Ieri i sindaci del comprensorio, su iniziativa, insomma, su loro iniziativa, c'è stata questa manifestazione. Vediamo qui i sindaci davanti al Tiberio Eure di merito di Porto Salvo, per protestare appunto con questo sit-in davanti ai cancelli del Tiberio Evoli per il diritto alla salute, o meglio, per garantire e per assicurare il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio. Quindi l'appello dei sindaci ieri lanciato in questa manifestazione sulla strada tracciata al commissario da Cotticelli, al nuovo commissario della Calabria Longo. L'ospedale di Melito è impoverito nel tempo e lasciato fuori dall'emergenza Covid, nonostante sia stato definito, aggiungiamo noi, Covid nel lontano marzo del 2020. Secondo i sindaci, Melito deve diventare un presidio SPOC per assicurare appunto il diritto alla salute. Il diritto alla salute c'era scritto infatti nello slogan della manifestazione, diritto alla salute che in Calabria resta sempre una utopia. E quindi i sindaci ieri hanno in realtà, vogliono farlo tornare prima possibile, questo ospedale ad essere un punto di riferimento. Ma l'indecisionismo di governo, regione e commissario ha fin qui prodotto danni, dicono i sindaci, considerevoli, a cui è tempo appunto di porre rimedi. I sindaci appunto nel corso della manifestazione hanno detto che questa è solo la prima parte, perché dopo questa manifestazione seguirà il secondo tempo, insomma, della partita, che è quello della richiesta di incontri sia con il nuovo commissario alla sanità che con il sindaco della città metropolitana. A primo sarà appunto al commissario nuovo della sanità Longo presentato il progetto di rilancio appunto dell'ospedale di merito e della sanità del territorio. Al secondo, cioè al sindaco della città metropolitana, sarà chiesto invece l'immediata riattivazione della conferenza dei sindaci insieme all'ASP, l'organismo che appunto, se utilizzato al meglio, consentirebbe di recepire in pieno le istanze dei territori o comunque di portarle a conoscenza dei cervelli, insomma, nazionali e regionali, che appunto dirigono e decidono sulla sanità. Con quello del Basso Ionio, da anni spettatore impotente, come l'ospedale di Merito, impotente e malinconico, insomma, della sparizione di servizi, chiusura di uffici, reparti, uno per tutti, insomma, nel suo intervento Zavettieri, il sindaco di Rovuri, ha citato per esempio, il reparto di ortopedia, reparto che era stato chiuso così temporaneamente nel 2000 o provvisoriamente nel 2017, ma poi mai più riaperto, nonostante si tratti di una delle quattro specialità su cui si fonda appunto l'esistenza dello stesso ospedale generale, quale è quello Tiberio Eure di merito di Porto Salvo. E secondo Pierpaolo Zavettieri, i sindaci, bisogna appunto dotare il presidio merito, farlo diventare ospedale SPOC,
stando appunto alle quattro aree omogenee che ci sono nella città metropolitana, l'unico ad essere a non rientrare in questa, a non avere gli stessi diritti, è appunto l'area omogenea dell'area grecanica, perché la città metropolitana, dice Zavettieri, è stata divisa in quattro aree, suddivisa in quattro aree omogenee. È una profonda ingiustizia questa da superare. Poi ha parlato anche Santo Bonocchio, sindaco di Bacalati, che ha parlato della strategia per le aree interne, ricordando che Tiberio resta il presidio di riferimento e pertanto deve essere pronto a offrire risposte alla sanità, e poi i sindaci di Condofuri, Tommaso Ciaria, di Montebello Maria Foti, di Staiti, Giovanna Pellicano, di Bova Santo Casile, preoccupati per la sorte degli ambulatori territoriali, hanno parlato anche di ennesimo grido di allarme di una terra che soffre senza riscontrare la vicinanza dello Stato, che è disattento sul tema. Quindi ora sarà chiesto un incontro a tutti i livelli per appunto portare nuovamente all'attenzione di chi guida, del nuovo commissario Longo, la problematica dell'ospedale Tiberio Evoli di merito di Porto Salvo. Nella stessa cronaca, stessa pagina della Gazzetta del Sud, invece, vediamo quest'altro articolo che vede Locri che perde anche gastroenterologia perché la macchina è guasta. C'è l'annuncio sconsolato del medico responsabile, il quale dice si potrebbe far arrivare il coloscopio dal Tiberio Evoli di merito di Porto Salvo. Insomma, continua la spoliazione del Tiberio Evoli di merito di Porto Salvo. Quando manca qualche cosa è tenuto appunto come un magazzino di pezzi di ricambio. Secondo anche quest'altro dottore Arcà, che dirige il Dipartimento di gastroenterologia digestiva dell'ospedale di Locri, Locri non è più in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini, quindi è necessario prendere quello che c'è a merito e l'apparecchio e portarlo a Locri. Perché diversamente poi si è anche dichiarato disponibile, si è autorizzato a farlo dalla direzione a Zanzara, spostarsi a turno per eseguire l'attività endoscopica per Zienti di Locri presso appunto l'endoscopia di Polistena, sempre che anche la direzione di Polistena lo consenta. E secondo questo medico Arcà di Locri sarebbe però auspicabile più semplice spostare momentaneamente, attenzione, lo strumento presente è momentaneamente inutilizzata all'ospedale di merito di Porto Salvo. Noi chiederemo ora conto, appunto, chiederemo se questo strumento a merito è utilizzato o meno. A noi risulta che fu utilizzato ed anche troppo alla gastroenterologia di Locri, fino alla situazione non sarà risolta. Insomma, qui veramente siamo alla pazzia. Invece di chiedere l'acquisto subito di un nuovo strumento, si dice leviamolo a merito, come se merito non avesse diritto all'assistenza e comunque ai LEA, perché dice in questo articolo appunto il dottore Arcà, il responsabile del Dipartimento Gastroenterologia Digestiva dell'ospedale di Locri, dice qui non riusciamo più a garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini di Locri. Insomma, qui veramente siamo alla follia. Quindi vedete due articoli. Nella prima parte abbiamo presentato la manifestazione di ieri, nella quale i sindaci protestano per
la continua spoliazione dell'ospedale di Merito, che ho utilizzato come oramai un magazzino per i pezzi di ricambio, dove sono servite le coperte, per esempio, per gli ospedali da campo, sono venuti a prenderle a Merito di Porto Salvo. Serve uno strumento di gastroenterologia all'occhio perché si guasta, ci prendiamo quello di Merito di Porto Salvo. Oramai Merito di Porto Salvo, nella testa, insomma, di chi governa la sanità, ma anche di chi vi opera all'interno, è soltanto un magazzino, insomma, così, un ospedale chiuso dove funge, insomma, da deposito, un deposito nel quale poter andare a prendere tutto quello che serve. È veramente grave. Quindi, da una parte i sindaci che reclamano, nella stessa pagina della Gazzetta del Sud, vedete, di oggi, i due articoli. Sindaci che si appellano al commissario perché l'ospedale impoverito nel tempo è lasciato fuori dall'emergenza e chiedono il diritto alla salute, e poi dall'altra parte invece l'Ocli che rivendica appunto un altro pezzo dell'ospedale di Merito sull'Ocli. Ricordiamo che all'epoca venne chiuso il reparto di ortopedia a Merito di Porto Salvo perché l'Ocli era in difficoltà e quindi si doveva in quel momento spostare il personale medico all'Ocli. Si chiuse il reparto anche lì provvisoriamente. Allora, anche questa volta si vuole appunto provvisoriamente mandare quest'altro pezzo, quest'altro importante strumento all'Ocli. Noi ci eravamo occupati all'epoca quando già c'era stato un altro tentativo di trasferimento di questo strumento a Loki. Ma andiamo per ordine, andiamo avanti e vediamo appunto che questa storia che Merito sia fuori da ogni logica non lo è soltanto appunto nella mente di chi governa, ma addirittura anche nella mente della stessa Procura della Repubblica di Reggio di Calabria. Insomma, siamo tagliati fuori. Ieri, questo è il servizio che è andato in onda appunto su Rai 3 Calabria, sulla manifestazione dei sindaci a Merito di Porto Salvo, e qui ieri appunto in questo articolo, o meglio in questo servizio televisivo su Mamma Rai, anche se quella regionale, viene evidenziato appunto sì la manifestazione dei sindaci a Merito di Porto Salvo, come vedete appunto dalle immagini, ma poi viene anche detto che Cotticelli, scusate che oramai ce l'abbiamo sempre con Cotticelli, che il nuovo commissario, il poliziotto Longo, che si è insediato alla regione Calabria, vuole appunto vederci chiaro, toccare con mano, queste le sue prime dichiarazioni, e poi stanno infatti indagando ora le procure. Stanno indagando le procure in Calabria perché mancano i livelli essenziali di assistenza, perché non sono stati attivati le procedure d'urgenza e i posti Covid, e anche la Procura di Reggio di Calabria sta appunto indagando sulla mancata attivazione. E qui il procuratore appunto Bombardieri sta appunto ha fatto così, perché stiamo vedendo nell'immagine sviluppo sull'inchiesta del piano Covid sull'azienda di Reggio di Calabria. Insomma, in questo servizio sparisce anche in questo servizio l'ospedale di Merito di Porto Salvo, quindi anche dal radar della procura. Cioè si sta indagando della mancata apertura dei posti Covid nell'ospedale di Lodi, della mancata attivazione e di Polistena. Erano stati tutti previsti e attivati, che dovevano essere stati attivati dalla stessa delibera, ma si parla solo di un'indagine che riguarderebbe invece solo Locri e solo Polistena,
merito non c'è in questa. Noi ieri abbiamo preso questo video, questo servizio, i due servizi di Rete 3, quello sulla manifestazione dei sindaci e quello appunto dell'indagine della Procura, l'abbiamo postato, abbiamo detto attenzione, fate una riflessione, e lo abbiamo anche inviato a tutti i sindaci che ieri mattina erano davanti all'ospedale per protestare, chiedendo loro di intervenire immediatamente per segnalare che esiste ancora l'ospedale di Melito, anche se è considerato, come dicevamo prima, solo un magazzino di pezzi di ricambio, e che esistono anche e soprattutto i cittadini dell'area grecanica. Bene, andiamo avanti con appunto questa notizia, l'abbiamo visto, ma c'è un'altra che è molto importante, che ora andiamo a vedere un attimo, che la dobbiamo ancora appunto rintracciare. C'è dicevamo, eccola qui, la notizia della Procura che sta indagando appunto sul buco nero del Covid, della mancata attivazione. Ecco, lo riporta, quindi l'ha riportato non solo Rai 3 ieri, ma l'ha riportato anche la stessa Gazzetta del Sud. Ora lo vediamo questo articolo, eccolo qui, la Gazzetta del Sud di oggi riporta anche quello che vi stavamo appunto raccontando, che noi avevamo già postato ieri sera, dal tracciamento in tilt ai posti letto mancanti, dalle USCA a mezzo servizio al ritardo nelle assunzioni, la Procura si chiede, ci sono responsabilità penali? E appunto in quest'altro articolo dice: tante le segnalazioni giunte dalle scuole, sotto esame la documentazione acquisita presso l'ASP di Reggio di Calabria. Insomma, all'Ocri, a Polistena si attivano anche le scuole per segnalare la mancanza appunto dei livelli minimi esistenziali di assistenza, mentre a Melito di Porto Salvo non solo non si attiva nessuno, c'è solo qualche ciarlatano che dice che tutto è a posto, e poi c'è anche qualche altra mancata deputata, che addirittura quando i sindaci si decidono una volta tanto a scendere in piazza in un momento anche giusto, a nostro avviso, che coincide con l'insediamento del nuovo commissario in Calabria, posta ieri sul video, è iniziata la campagna elettorale. Quindi un paese, un'area grecanica che ha perso la bussola, dove tutti possono parlare di politica, c'è chi si candida alla Camera, chi cerca un posto al sole e chi partecipa ai tavoli della Nutella per candidarsi al prossimo consiglio comunale anche da sindaco, e mettere soltanto i mi piace su tutti i post che vede per apparire. Ecco, mentre accadono questa è la verità su quello che c'è a merito di Porto Salvo. Quindi, cosa sta indagando la procura? Indagine nel corso. Qui vediamo il vicario Domignani e il procuratore Bombardieri. Stanno appunto vedendo il piano Covid, il tracciamento nelle scuole, le terapie intensive di carta, perché in realtà qui 14 posti aggiuntivi, c'era il potenziamento di rianimazione all'Ocri 8 e Polistena 6, tutti c'è scritto previa ristrutturazione dei presidi, e qui ancora però c'erano quelli di Locri, ma c'erano anche quelli di Melito di Porto Salvo, cioè la realizzazione di un pronto soccorso dedicato Covid al piano terra del presidio ospedaliero di Melito attraverso il recupero di struttura già in possesso dell'azienda, cioè per capirci dove c'era il vecchio pronto soccorso, e poi l'ampliamento degli spazi
anche al pronto soccorso a Gioia Tauro. Poi c'è il mistero dei lettini. Su merito è aperta anche un'altra partita, cioè il Covid Hospital. A Gioia Tauro si è partiti solo 2 settimane, da 2 settimane sul presidio dell'Eonica è calato il silenzio. Quindi, mentre su Gioia Tauro si parte, su merito tutto tace, tranne un fioraio che grida e posta l'ospedale sarà il più bello della Calabria. E poi le reti territoriali, gli USCA, anche qui la stessa cosa. Gli USCA servono per la gestione domiciliare dei pazienti, delle 12 previste in provincia di Reggio di Calabria, ne sono operative a tutt'oggi solo 8 con 48 sanitari impiegati. La mappa le localizza invece a Reggio Nord, a Reggio Sud, a Galli, Cappello, Scilla, ma anche a Melito, così come a Palmi, a Ptario Nova, a Rosarno, a Perruzzano, a Caulonia e a Riace. E poi i ritardi anche per Bagnara, per Scilla e per le altre cose. Noi ci auguriamo che ora sia la Procura della Repubblica a fare chiarezza, ma nell'augurarci che la Procura faccia veramente chiarezza, chiediamo immediatamente ai sindaci dell'area grecanica che hanno ieri protestato di recarsi in procura per farsi sentire e per far sentire la voce dei cittadini dell'area grecanica che non possono essere cancellati né dalla cartina geografica né dai piani regionali della salute, dalle delibere del piano Covid e né appunto dall'Italia. Ancora siamo italiani. Bene, andiamo avanti con la rassegna stampa e a questo proposito vogliamo, ieri abbiamo visto un bellissimo articolo di Ilario Amendolea sul Riformista, dove dice, parla della questione calabrese. E parla appunto, eccola qui, ora vi facciamo vedere l'articolo, la Calabria, voi non siete società umana. Dice, maledetta Calabria e maledetti calabresi. È una maledizione, dice Ilario Amendolea, che ci perseguita da più di 2 secoli. Infatti qui, insomma, sembra che qualcuno ci ha condannato come bestie ferocissime e quindi siamo, le speranze della legge divina, ci siamo banditi dalla legge umana. E infatti, dice Ilario Amendolea, all'epoca c'erano nell'Ottocento le truppe in divisa che in nome della legge erano autorizzate a stuprare le donne, uccidere i bambini, sgozzare i sacerdoti sull'altare, incendiare le case e decapitare con accetta e mannaia migliaia di calabresi. Beh, oggi in maniera diversa, se andiamo a vedere quello che sta avvenendo, e l'immagine appunto che viene data dalle televisioni nazionali, cioè quelle del regime della Calabria, ci porta appunto alle stesse identiche condizioni dell'Ottocento. Beh, qui c'è in Calabria, insomma, viene rilanciata pari pari in tempo di epidemia e che scorre veloce su queste televisioni che mostrano la Calabria degli ospedali cadenti, delle fatture pagate 2 o 3 volte, delle mani delle 'ndrangheta sulla sanità, dei funzionari corrotti, dei politici incapaci e collusi con i criminali. Sono tutte cose vere, ma c'è la stranezza però, che è quella che sul banco degli imputati non ci sono appunto quelli che avrebbero dovuto attivare la sanità o quelli che avrebbero dovuto controllare, ma invece che ci sono?
i poveri indifesi cittadini calabresi, e questo è veramente grave. E poi naturalmente c'è chi, come il procuratore della Repubblica Gratteri, appunto noto certamente come magistrato che trasmette a rete unificata, mentre il presidente della Commissione parlamentare antimafia ripete quanto detto da Gratteri. E in questo contesto si inserisce appunto il nuovo commissario della sanità, appunto Guido Longo, che è un super poliziotto, un super poliziotto, non c'è dubbio. Infatti lo stesso Longo si autodefinisce sbirro, è specializzato nella caccia di latitanti, è già comandante stato della sezione omicidi e narcotici, viene chiamato ora per dirigere la sanità in Calabria. Ma diversamente da altri, Longo sembra avere il gradimento però del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Nasce così la Calabria, insomma, prima c'era quella del re, ora c'è quella del viceré. Tanti anni fa si proiettava il film, conclude Ilario Amendolea, il film appartenente a apertamente razzista, insomma, che era Africa, addio, dove la devastazione del continente africano non veniva attribuita agli schiavisti, ai colonizzatori, ma alle barbare popolazioni indigene. Quindi Calabria, addio, ancora una volta, ci mettono le mani addosso. Ed almeno ci fossero i briganti che erano poi mafiosi. Questo il bellissimo articolo di Ilario Amendolea, riportato appunto sul Riformista, che non a caso vi abbiamo voluto rimettere in questa rassegna stampa. Partiamo avanti, andiamo al quotidiano, vediamo le altre notizie, torneremo sulla Gazzetta. Coronavirus in Calabria, siamo sul quotidiano del Sud, ordinanza del Presidente facente funzione Spinelli, 8 comuni in zona rossa e 4 in zona arancione, ci sono appunto tutti i divieti. Poi Gino Strada, che si è iniziato la sua opera in Calabria, il quale ha detto, anche Gino Strada ha detto che chiudere gli ospedali è un insulto. Poi, sempre in Calabria, coronavirus, oltre 300 nuovi casi, ma i guariti sono tanti, i casi attivi scende. Ancora lasciamo il quotidiano, andiamo a vedere il Messaggero che apre con confini regionali blindati già dal 21, città chiuse a Natale e Capodanno. Iniziamo a vedere cosa accadrà appunto per il Santo Natale, per le feste di Natale e Capodanno. Ecco cosa potremo fare e cosa no. C'è l'ipotesi superiore in presenza dal 14, poi il divario da colmare, scuole chiuse, insomma un danno alle eccellenze del domani, perché con le scuole chiuse è chiaro che si privano i ragazzi e ci priviamo anche di eccellenze del futuro. E poi c'è il sì al pranzo al ristorante. E su questo dobbiamo dire che anche però Conte, per Conte il DPCM non conta. Infatti lo vedete su questo articolo, è un audio che imbarazza il presidente Conte, e da Cospia ai racconto della cena da Achilli a Roma del Premier con Olivia Paladino, la sua donna, il 31 ottobre, quando il DPCM, che impediva ai bar, ai ristoranti d'Italia di ricevere i clienti dopo le 18, era in vigore da 6 giorni. Insomma, Conte va a cena con la sua donna in un ristorante tutto per lui, con Olivia Paladino. Lì entra un'amica nell'enoteca, vede che c'è Olivia Paladino. A quel punto la proprietaria
la fa uscire. Lei ha iniziato a fare qualche domanda, è intervenuta la scorta di Conte per metterla fuori. Insomma, come vedete, quindi mentre si sta cercando di chiudere gli altri, il lockdown, i ristoranti, insomma, possono essere aperti solo se cucinano per il premier e per la sua donna. E poi sia il pranzo di Natale al ristorante, quindi stop al cenone negli hotel, a Capodanno servizio in camera. A questo punto Conte si è deciso, ha detto vabbè, visto che ci devo andare pure io, andiamoci tutti al ristorante, ma attenzione, a Capodanno invece il servizio in camera. Quindi vuol dire che porterà la sua fidanzata in una camera dell'albergo, magari della famiglia della fidanzata, e passerà il Capodanno in camera. Speriamo che tutti gli italiani possano avere un albergo lussuoso e passare il Capodanno in una camera serviti, quindi il pranzo si può servire a Natale al ristorante, a Capodanno invece servizio in camera. Poi il vaccino in Italia tra 23 e 26 gennaio, entro marzo 2002 ci saranno milioni di dosi, 202 scrive qui il messaggero sbagliando, ancora il reddito di cittadinanza ora si sdoppia, meno soldi per chi può lavorare, sanatoria fiscale al posto dei ristori, via imposte di 5,3 miliardi, già insomma. Invece di ristorare si dice facciamo una sanatoria fiscale. E poi il delitto dell'oggiato, l'ultimo oltraggio ad Alberica Filo della Torre, colpo di spugna su tutti gli errori per il massacro del Tirceo, la morte di Pietro Mattei, marito di Alberica Filo della Torre, l'uomo che volle la verità sul delitto, oggiata, agguato in Villa Stila Arancia Meccanica per la regina appunto, del Night. Poi Trump, via l'immunità per i social, lo metto veto alla legge sulla difesa, quindi non molla il presidente oramai sconfitto degli Stati Uniti d'America, mentre Biden si frattura un piede giocando con il cane. Uno gioca insomma con le bombe e con i missili e l'altro con il cane. E questi sono gli uomini più potenti del mondo. Ancora in Germania auto su pedoni. A tre viri, cinque morti, anche un bambino, feriti gravi, arrestato un tedesco, era ubriaco. Mentre a Roma la Raggi dice: mi ricandido al sindaco della capitale anche se condannata, e Salvini la insulta, ma nessuno difende la Raggi. Imbarazzante silenzio, insomma. Raggi accetta le dimissioni del comandante dei vigili Napoli in arrivo. Cerometta, Roma stop alle botticelle strada, ora cavalli solo nei parchi. Poi ecco chi può essere curato dal Covid, per Covid dal medico a casa, le linee guida ora finalmente da parte del Ministro della Salute. Lo diciamo da tempo che serve appunto un vademecum delle linee guida su come devono comportarsi tutti i medici di famiglia. Andiamo al messaggero appunto cartaceo, Natale e Capodanno città chiuse, stretta sugli spostamenti il 25 e 26 di dicembre e 1° di gennaio, ma ristorante aperto e pranzo e poi cenone in camera da letto, confini regionali chiusi dal 21 dicembre fino a dopo la Befana, vietati i ricongiungimenti familiari. Quindi attenzione, non ci si può ritrovare neppure tra congiunti. Il Natale quindi sarà blindato con l'arrivo del nuovo DPCM. Poi da gennaio in campo l'esercito, vaccini a marzo 202 milioni di dosi, gli italiani in fila in palestre ed anche fiere, poi l'Unione contraria. L'Europea contro Azzolina, il ritorno in aula, riapriamo il 14, ancora la Azzolina che insiste sulla riapertura delle scuole prima di Natale.
Poi qui vediamo la Berica, l'ultimo oltraggio, colpo di spugna sugli errori, il delitto della Olgiata, sotto i periti, sotto processo per le negligenze, e poi il reddito di cittadinanza che si sdoppia, l'insulto alla Raggi di Salvini, che abbiamo già visto in altri quotidiani. Poi dobbiamo riaprire purtroppo la pagina come al solito, e poi dicevamo, confini regionali blindati, queste sono le misure per le festività dal 21, ciccia chiuse a Natale e 1° gennaio. Quindi scontro nella notte a Palazzo Chigi sul nuovo DPCM, passa la linea dura, no ai ricongiungimenti familiari, deroga solo per i residenti, bar e ristorante aperti 25 e 26, negli stessi giorni del Capodanno. Non si potrà lasciare il proprio comune. In arrivo un decreto legge ad hoc, lo stop alle crociere e agli sci. Si tratta invece su quelli della montagna. Perché questo? Perché molti avevano trovato l'escamotage di fare appunto la movida sulle navi da crociera, dove tutti stavano prenotando, chi se lo può permettere, per divertirsi, ballare, fare cenoni e festeggiare il Natale e il Capodanno. E quindi arriva un decreto ad hoc che blocca anche le crociere. Poi la scuola, c'è l'ultimo tentativo di Palazzo Chigi a Zolina per ripartire a metà dicembre. Oggi Miozzo in Parlamento, Comitato Tecnico Scientifico favorevole, l'Unione Europea invece chiede agli stati vacanze più lunghe. Poi cosa possiamo fare durante le feste? Riportando celebrazioni, si potrà pregare in chiesa con il coprifuoco dalle 22, che va verso la conferma e nessuna deroga, in vista la messa della notte di Natale. Quest'anno sarà molto probabilmente anticipata e quindi si dovrebbe svolgere intorno alle 20 di sera. Poi le seconde case si possono raggiungere, ma prima del 21, quindi chi è fuori per lavoro deve stare attento anche al rientro. Cosa possiamo fare durante le feste? Salta l'idea di consentire il ricongiungimento con gli anziani ai figli e ai nipoti. E dentro casa è consigliata addirittura la mascherina, quindi a 3 settimane dal Natale. Con il nuovo DPCM in arrivo, non è previsto, o meglio, è vietato appunto il ricongiungimento durante le feste con i nonni e con i nipoti. E pensare quanto sono importanti gli uni per gli altri, nonni e nipoti. E poi quindi sarà possibile, per chi vive lontano dai propri cari, andare a trovarli per gli auguri dopo un anno tanto difficile? Beh, no, sarà obbligatorio fare il tampone. E poi cosa cambia, insomma, tra regioni gialle, rosse, verdi? Ci saranno differenze per chi si può spostare solo a partire dal giorno 19 di dicembre? Sono domande concrete che già da qualche tempo stanno attanagliando i cittadini, che sono ansiosi di potersi organizzare, di provare a dimenticare, insomma, per qualche ora nel giorno di Natale, di questo triste e brutto anno passato, nell'incertezza che continua anche durante la nascita di Gesù Bambino, che ancora forse Conte vuole, con un decreto ad hoc, fermare, perché se se ne accorge che esce, che nascerà alle 20 anziché a mezzanotte, e che ci sarà molta gente, allora probabilmente non lo farà nascere più. Bene, andiamo, lasciamo anche questa notizia, andiamo al giornale.it, andiamo al giornale, la censora doppio pesista. Stiamo appunto parlando dell'ex presidente Boldrini. La vediamo in questa immagine, la Boldrini, la censora doppio pesista, stavolta la paladina del politicamente corretto, è diventata la censora
la censura, ma paga lo scotto del suo appunto di essere una doppio pesista la Boldrini. Poi il Covid è con la linea di Conte, un Natale giallo ma rinforzato. Poi l'audio, come abbiamo visto prima, che imbarazza Conte, era a cena fuori il 31 di ottobre mentre era iniziato il lockdown da 4 giorni, per non si poteva andare a cena qua ai ristoranti. Io la cosa che chiederei è così, quando una volta qualcuno la faceva grossa, si faceva girare attorno a un palazzo in mutande, frustato dai cittadini, quindi si metteva alla gogna. Insomma, oggi si potrebbe immaginare di fare la stessa cosa col Premier Conte, che fa il DPCM, chiude i ristoranti e poi va al ristorante con la sua donna durante il lockdown. Ora, l'unica cosa che gli si può fare al Premier qual è? È quella appunto di metterlo in mutande e fargli fare il giro di Palazzo Chigi, compresa la piazza dove non ha fatto, insomma, sostare neppure i sindaci calabresi durante la manifestazione, perché pericolosi e perché provenienti da una regione di 'ndranghetisti. Dovrebbe farlo girare, appunto, dicevamo, nudo, comunque in mutande, per evitare questa ulteriore scena sgradevole ai cittadini, mentre i cittadini, gli italiani, possono, soprattutto i calabresi, dovrebbero andare, e i ristoratori, a frustarli. Bene, andiamo appunto alla violenza shock dei musulmani: un cristiano decapitato e bruciato, poi un'auto sulla bomba, sulla folla, scusate, in Germania, pure un bimbo tra le quattro vittime. Poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio il report sparito, le mail, ecco che cosa cercano invece i giudici. Ancora la circolare per curarsi a casa, finalmente, e quali sono i medicinali da assumere. Ancora una lettera su mia nipote Viola Santelli, la bufera sul concorso del MIUR. Adesso il caso arriva in procura, mentre possiamo tornare alla Gazzetta del Sud per vederci la prima pagina e iniziare a sfogliare assieme appunto la Gazzetta del Sud. Prima pagina, i Treocchielli, a Reggio Rifiuti va avanti la raccolta straordinaria, l'impianto di San Matello è quasi pieno. A Gioia Tauro, mini isole ecologiche, salta la convenzione. A benestare la sentenza del processo Nikita, condanne per 50 anni di carcere all'impresa familiare dello spaccio guidata da mamma Teresa Pizzata. Mentre in Calabria, sulla sanità, Gino Strada c'è e ci resterà. Il fondatore di Emergenza a Crotone ha detto: è impensabile tenere gli ospedali chiusi in funzione a Cosenza, la struttura dell'esercito. Poi Longo, impegnato nella definizione del programma Covid, istituite 8-9 zone rosse in trincea contro il flagello Covid, c'è intanto Gino Strada. Poi a Reggio il test tracciamento Postiretto e USCA, la procura che sta indagando in più direzioni, tamponi a Pentimeri, l'ASP ha attivato il drive-thru. E poi il governo che mette a punto la stretta natalizia, dopo una lunga notte dei coltelli, in arrivo il nuovo DPCM. Le restrizioni in vigore dal 21 dicembre a 6 gennaio, poi deroghe appunto, i ricongiungimenti dei familiari. Il coprifuoco si attiverà alle 22, stop alle crociere. E poi c'è il nodo dei bar e ristoranti: si può andare al ristorante a Natale, ma insomma bisogna tornare a casa per le 10, perché c'è il coprifuoco per le 22, questo a Natale, mentre a Capodanno, se si sta, si può soltanto cenare, ma in camere d'albergo. Quindi
la cena in camera. C'è il capitolo scuola, Conte, c'è la tentazione di far tornare in aula i ragazzi già lunedì 14, e questa è una delle scelte più difficili, mentre è stato chiarito anche i tempi e modi dei vaccini. Entro marzo 202 milioni di dosi, l'obiettivo è l'immunità appunto di gregge. Poi riforma del MES, il no di Berlusconi scatena il caos, pare pure una rissa in Forza Italia. Berlusconi fa sapere che Forza Italia non sosterrà la riforma del MES e scoppia la rivolta dei parlamentari azzurri spiazzati dalla scelta in linea con la Lega. Ha chiesto un chiarimento immediato alle due capigruppo che decidono di rinviare il confronto. Alta tensione anche nella maggioranza, perché se non vota Berlusconi con Forza Italia si mette male per i numeri in governo. Bene, andiamo avanti, andiamo alle altre notizie, scorriamo gli approfondimenti, le restrizioni, appunto, ripetiamo da 21 alla Befana, mobilità tra regioni e trattative, 3 italiani su 10 sono appunto perché ci siano misure forti. C'è l'affondo di Gino Strada, il quale ha detto è paradossale avere ospedali chiusi in Calabria e mai aperti, mentre dobbiamo appunto lavorare con gli ospedali da campo. Poi ci sono segnali confortanti, ma ancora ci sono troppi casi in Italia, 780 morti per Covid. Ed andiamo anche a Cosenza, il primo contagio è stato sistemato nella struttura, il primo contagiato allestita dall'esercito dell'ospedale di campo nell'area Vagliolise, via fin dai trasferimenti dei pazienti in questo ospedale da campo. Sembra di essere in una zona, insomma, dell'Afghanistan. Operativi 30 tra medici e infermieri abituati a lavorare nei difficili contesti di guerra. Poi programma Covid vicina alla definizione, il commissario per la sanità Longo è intenzionato a inviare subito al ministro il documento costato l'incarico a Cotticelli. Iniziata la ricognizione dei bilanci delle aziende sanitarie, presto la scelta anche dei manager che dovranno affrontarlo, appunto affrontare Guido Longo, incaricato appunto dal governo a sbrogliare questa brutta matassa della sanità in Calabria. Intanto è slittato al 10 di dicembre il voto finale di Montecitorio sul decreto Calabria. Alle 18 inizieranno le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi, mentre il voto finale è fissato alle 19:30. Ancora avanti, qui vediamo sul MES della discordia e caos, a pochi giorni dal voto in Parlamento sulla riforma del fondo salva stati, 5 Stelle non cedono e Berlusconi invece cede alla Lega. Infatti, dopo aver detto che voterà sempre il MES, ora dice fa la capriola e annuncia il voto contrario. L'ennesima conferma di un centrodestra a trazione leghista che ha più problemi in Forza Italia. Poi ci sono le reazioni, il capitano Uniti si vince, Orlando Silvio torna all'ovile. E poi verso la cancellazione, ma decreto di sicurezza slitta il voto finale. Lo strutturalismo del centrodestra, su cui Matteo Salvini impone la propria leadership, fa slittare il voto della Camera sul decreto sicurezza, che di fatto va a eliminare tutti i decreti legge Salvini, soprattutto quelli, insomma, sui migranti e sulla sicurezza del territorio e delle nostre frontiere. Attualità, vediamo 15 feriti, siamo a Berlino, arrestato un 51enne tedesco, gli inquirenti escludono che sia un atto di terrorismo, un'auto finisce sulla folla in Germania, una bimba fra i 4 morti nell'area pedonale di Treviri, era ubriaco l'uomo alla guida di un SUV. Qui vediamo la tragedia nell'isola Pelagia,
pedonale già parata a festa, oltre alla piccola di 9 mesi, sono deceduti una ragazza di 25 anni e un uomo di 45 e una donna di 72. E poi qui Massimo Carminati, e queste immagini, Mondo di Mezzo, nel processo di appello bis per Buzzi, 12 anni e 8 mesi, chiesti 11 anni per Carminati, definitivo invece la confisca dei patrimoni per entrambi. Ancora Trump terrà un comizio mentre Biden giurerà l'ultimo dispetto del presidente uscente. Il 20 gennaio lancerà la sua candidatura alle presidenziali del 2024. Poi pagina economica, l'Istat, nei mesi estivi il rimbalzo è stato del 15,9 e non del 16,1, queste le stime sul prodotto interno lordo. Per l'Ocse invece la ripresa si rallenta, l'emergenza e l'incertezza pesano quindi sull'economia. Poi Di Maio ne parlerà ai consigli dei ministri, Movimento 5 Stelle via Benetton da Aspi, oppure sarà a revoca. Transia oggi riunirà il consiglio di amministrazione per decidere cosa, come procedere. Qui vediamo Luigi Di Maio che lancia l'ultimatum ad Autostrade per l'Italia. E poi Unicredit tracollo in borsa per l'incertezza ai vertici appunto dell'Unicredit. Poi andiamo avanti, lasciamo la cultura e spettacoli, andiamo direttamente alla pagina che riguarda la Calabria, con il segretario generale della regione al passo di addio. Insomma, l'avvocato Maurizio Borgo è intenzionato a lasciare l'incarico di vertice della burocrazia regionale. Scelto dalla Santelli, si profila un altro ruolo, forse in Campania, quindi finisce insomma un'era. Ancora la Calabria tornerà alle urne tra poco più di 2 mesi. Voto a febbraio non piace a tutti, diversi dubbi sulla scelta di Spirri. Centrosinistra spera in un altro rinvio decretato dal governo. Il patto civico, siamo in piena pandemia, è giusto posticipare. Insomma, la sinistra che non vuole andare al voto, mentre nel centrodestra invece si mira a capitalizzare i risultati ottenuti dalla giunta regionale in questi ultimi 6 mesi. Il Covid rischia di aggravare l'emergenza, rifiuti, nuove regole per garantire il servizio. A Reggio di Calabria si punta su Cassano e siti di stoccaggio per ognuno appunto degli ATO. Poi crack del Tricarico, siamo a Belvedere, due condanne, gli ex proprietari della celebre clinica di Belvedere, giudicati con rito abbreviato dal GUP di Paola, 25 anni di reclusione a Ciro Rosano e 3 al figlio Fabrizio per bancarotta fraudolenta, mentre falsi esami all'Unical, l'università Arcavacata, inchiesta condotta da IPM, e c'è l'elenco degli imputati condannati assolti. Il tribunale era presieduto dal giudice Urania Granata, l'inchiesta risale al 2011, le investigazioni sono partite a seguito di una denuncia presentata in procura dal rettore dell'epoca dell'università calabrese. Poi rifiuti, rimosse 1500 tonnellate, siamo a Reggio Calabria città oramai invasa, funziona il tandem AVR Ecopiana, ma da ieri già si registrano nuovi rallentamenti. Il piano straordinario del comune appeso a due incognite legate alla saturazione dell'impianto di San Patello e poi all'ok al trasporto dell'immondizia fino in Puglia. E poi a fondo di Angela Marciano, le promesse da marinaio e il regalo sotto l'albero di Natale. Dice Angela Marciano, vi esortiamo a impegnarvi perché non possiamo consentirvi di compromettere oltre il destino della città di Reggio di Calabria. Ancora su Reggio, il trasporto locale
metropolitano. Si attende la delega della regione. L'amministratore dell'ATAM Perrelli plaude all'ingresso in società della Metro City. Adesso l'ente di Palazzo Alvaro punta a Sacal e Castore. E poi la strada rivendica la propria indipendenza, debito del comune. Pazzano insiste per audit pubblico, mentre Sangue House e Farmace stringono un'alleanza, o Demoteca Mobili davanti alle farmacie per i servizi ai donatori di sangue. Ancora davanti al GUP l'eccezione della difesa stupefacenti, leggeri o pesanti nell'associazione Pollice Verde, sollevata la questione di legittimità costituzionale. Il PM si è opposto e il giudice rinvia invece la decisione. Anche i cani antidroga impiegati nell'individuazione della droga in questo blitz, con l'inchiesta Cenide, slitta la sentenza in abbreviato, la procura che insiste sulle intercettazioni. Stiamo parlando del filone ordinario che ritorna in aula il 17 di dicembre con le eccezioni appunto della difesa. Ancora andiamo avanti, vediamo qualche altro approfondimento. La procura appunto di Reggio che sta indagando sulla mancata attivazione del, come dicevamo anche in apertura, del buco nero del Covid, i posti letto carta, insomma le terapie intensive, il mistero dei lettini, la rete ospedaliera e quant'altro. Speriamo che appunto faccia chiarezza. Ancora l'ASPA arriva il drive Trung nel piazzale Ferrari di Pendimere, l'arcivescovo ha pregato per i malati in ospedale, e poi un calabrese sfida il virus, alla fine vinciamo, dice noi. A Bagnara e Cardeto sono invece zona rossa. C'è l'ordinanza del presidente della regione Spirlì che introduce nuove limitazioni per ridurre il numero dei contagi. Preoccupa ancora il focolaio registrato nella scuola di via 24 maggio a Porrelli. La notizia arriva in tarda serata perché il presidente Spirlì ha dichiarato Bagnara, Calabria e Cardeto zona rossa fino al 12 dicembre. Ancora il sindaco De Noi che chiede invece anche le restrizioni. Ci sono preoccupazioni con 33 casi positivi, situazione sotto controllo a Polistena, 5 pronti, 31 casi a Mericucco. Ci sarebbe da stare molto attenti. Santo Stefano è free, screening gratuito all'Aganati, altri 7 casi a Tario 9, in totale sale 148. A Cittanuovo invece test dai medici di base, inspiegabile silenzio dopo Cosentino. Anche il circolo PD entra in polemica con l'ASP di Reggio di Calabria. Ancora coronavirus nel Reggino. Qui vediamo quando lo sport è una festa, le ragazze a Bova Marina e dei giovani calciatori dell'oratorio Locrese, oratori salesiani. Lo sport vietato non frena la voglia di stare insieme, mentre a Platì dichiarata zona rossa, restrizioni più severe fino al 12 di dicembre. A Bagalati, campagna prenotazione entro domani, campagna di test volontari per gli alunni di tutte le scuole. Poi ancora consiglio comunale a Taurianova, polemica sulla doppia fascia tricolore indossata da Scionti e Caridi a Roma, clima di dialogo, ritirata la rideterminazione delle Tari, sindaco ha risposto a numerosi quesiti posti dalla minoranza. Ancora Villa San Giovanni, Donne Arte, lapidata per Frida, e poi Villa sempre i circoli del PD concordano un documento per i vertici, incontro, dibattito online, è necessaria una scossa alla politica a livello locale. Poi discarica la zingara a Palmi, servono nuove analisi, approvata all'unanimità la richiesta presentata dal circolo Arminio. Poi la oppidoma Mamertina, la tragedia di Pi Minoro, assolto abruzzese, 3 persone morirono, ricorderete, in un incidente causato da gradini non segnalati. A Villa San Giovanni il comune aumenta le ore a 12, dipendenti invece part-time. Sempre sulla Gazzetta, rifiuti, niente convenzione, siamo a Gioia Tauro per le mini isole ecologiche, la consigliera Ventini contro la sua maggioranza, la raccolta non può essere solo l'indifferenziata. A Gioia Tauro, cittadinanza democratica
sanità basta commissari, e poi andiamo avanti, andiamo sulla Ionica. Abbiamo già visto la macchina guasta all'Ocri, perde anche gastroenterologia, ma l'Ocri chiede appunto il colonoscopio di merito di Porto Salvo della gastroenterologia, quindi dice, dateci quello di merito provvisoriamente. Poi l'ospedale di Salerno, l'ex ospedale, la protesta dei non diventi l'ennesima passerella. Poi i sindaci, appello a commissario, sindaci dell'area grecanica, ieri sitina ai cancelli del Tiberio Evoli per rivendicare il diritto alla salute. Ne abbiamo parlato abbondantemente in apertura di questa rassegna stampa, mentre all'Ocri, Calabrese e Sainato sono oramai ferri corti e la maggioranza appesa a un filo. C'è oramai rottura nota tra primo cittadino e consigliere regionale, che si è tradotta nella costituzione di una minoranza critica. L'ex sindaco contesta una cifra sbagliata, bilancio approvato per un solo voto. Motivo del contendere: la più che probabile concorrenziale doppia candidatura alle prossime elezioni regionali. A Montebello costituito l'ufficio per il censimento, mentre qui vediamo a Benestare inflitti 50 anni di reclusione alla centrale dello spaccio, la sentenza del GUP sull'operazione Nikita, condannati mamma Teresa e i suoi 3 figli, Teresa Pizzata e i figli in alto, li vediamo Giuseppe Musolino, il sindaco, ecco, li vediamo qui. Poi andiamo a Pazzano, la Pazzano Stignano si farà. Valente annuncia lo stanziamento da parte della città metropolitana. Andiamo a Siderno, il morto Enzo Racco, stimato biologo, lo vedete in questa immagine. I funerali saranno oggi alle 15:30 nella chiesa Santa Maria di Porto Salvo. Aveva 71 anni, era un professionista serio, un sidernese d'altri tempi, stroncato da una lunga malattia. Poi a Condo Furi, Iaria, finalmente trasparenza, pubblicata la graduatoria delle concessioni cimiteriali per il comune di Condo Furi. Andiamo a chiudere con Dago Spia. Abbiamo visto il Premier Conte che è la Paladino a cena fuori durante il coprifuoco, l'audio che mette nei guai il Premier, ed ancora Stefania Crax che scrive: ad Agospia mi chiedo cosa sarebbe successo a mia madre, che in 4 anni di governo non ha una sola volta utilizzato la macchina della prefettura e ha continuato a fare la spesa in tram, se si fosse comportata come questi nuovi e onesti governanti. Anche lei sarebbe andata a testa giù. E poi ancora il ginocchio dall'Unione Europea, il ministro Gualtieri sulla riforma del MES, vedete, col gioco delle tre carte, ma c'è di peggio: gli investitori cercheranno appunto di evitare l'Italia. Poi l'unica immunità raggiunta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella diplomatica. Il servizio di report distrugge l'ultimo brandello di reputazione dell'organizzazione, che non risponde ai PM di Bergamo. Qui vediamo ieri sera il servizio, poi erano 300 e resero il governo ancora più inutile. L'esercito dei funzionari era in arrivo per gestire il recovery fund. Fa imbufalire questa cosa i ministri, che si sentono commissariati, lo sono, sopra di loro ci saranno i 6 super direttori che dovranno maneggiare la pioggia di miliardi. Castagnetti vicino a Mattarella, 300, non so se sia il senso del ridicolo, ma qualcosa eccede. Quindi ora 300, si arruolano 300 persone per gestire, insomma, questi miliardi del coronavirus. Qui vediamo i due. Ecco,
i due che sono poi il vero virus, li vediamo tutti e due, si guardano negli occhi, speriamo si dicano, si scambiano gli auguri di Natale. Poi il vero virus è la Cina, quel sincero democratico che ha nascosto informazioni nelle prime fasi della pandemia. Non sono più soltanto sospetti, la CNN ha le prove. Si tratta di alcuni documenti interni che il regime, appunto in Cina, ha deciso deliberatamente di mantenere riservati e che rivelano varie incongruenze tra ciò che le autorità cinesi credevano stesse accadendo e ciò che è stato invece rivelato all'opinione pubblica. E intanto il regime mette al gabbio i giornalisti che hanno documentato il confinamento di Wuhan. Poi ancora quel veto non veto, Gualtieri che toglie il veto italiano e dà l'ok alla riforma del MES, quell'audio che imbarazza in punto Conte. E chiudiamo con questa notizia. Dago Spia ha il racconto della cena di da Achilli da parte del Premier Conte e di Olivia Paladino il 31 di ottobre scorso, quando il DPCM, che impediva ai bar e ristoranti d'Italia di ricevere clienti dopo le 18, era in vigore infatti lockdown da 6 giorni, l'auto di scorta di Conte aveva occupato il parcheggio della ricarica elettrica, così la mia amica è entrata nell'enoteca e ha visto passare Olivia Paladino. A quel punto la proprietaria le ha detto di uscire, lei ha fatto domande, è intervenuta la scorta di Conte. C'è la smentita di Casalino, l'ultima volta che il Presidente del Consiglio ha cenato nel ristorante indicato risale, dice, alla fine di settembre. È falso che la sera del 31 di ottobre la scorta stazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l'auto del Presidente Conte sia un'Audi elettrica, infatti non lo abbiamo scritto. Domanda per Tarocco, come mai parla solo di Giuseppi e non della bella Olly? Beh, insomma, poi Casaleggio che presiede i vertici delle leggi del bilancio, ma lasciamo, non entriamo in polemica politica, altrimenti ci dicono che siamo di parte. Bene, chiudiamo con questa notizia, la rassegna stampa di oggi, mercoledì 2 di dicembre 2020, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, dandovi appuntamento a domani con la consueta rassegna stampa quotidiana. Arrivederci.